Oddio, mi fa strano leggere quel nome. Oddio, ti ricordi che sono 2 mesi di vai più? Vai dal dentista! Non l'ho appena visto! Non l'ho visto nemmeno io! Va bene, imbriacona! Ma è un'imbriacona! E lui spara a se stesso? Sei... Che culo di no, ragazzi! Se io me ne faccio tutte e due. Se me le faccio, l'assistente che si mette in vena le sigarette. No, davvero, ragazzi, il miglior finale di partita mai visto in vita mia. Sai come dico io? Statisticamente... Sì, mi dare a cagare! Salve a tutti, io sono DonoGamer e benvenuti su Buckshot Roulette Assistant Edition. Signori, ve l'avevo promesso e ve l'ho portata. Poi non dite che non vi avevo avvisato. Vi pentirete tantissimo di aver guardato questo video, vero assistente? Perché sono qui? Appunto. Allora, voi sapete, beh, non tutti, perché non tutti guardano le challenge con l'assistente, che di solito vinco io e lei ne paga le conseguenze. Non è vero. Beh, l'ultima volta ho vinto io, ho vinto un anno di pizze gratis su una partita a Rocco Fagis. Andatelo a guardare il video se ve lo foste perso. Assistente, quest'oggi le do la possibilità di ridurre la pena. Se lei mi vince la prima challenge, facciamo la modalità base del gioco, così anche lei ha modo di familiarizzare. Dicevo, se lei vince senza morire mai al primo colpo e via dicendo, le abbuono 6 mesi di pizze. Ma se perde, gliene aggiungo 2. E quindi altri 2 mesi di pizza gratuita per il telone. E il telone mangia un sacco di pizze. Sì, tutto lo stipendio dell'assistente sta andando buttato in pizze. Quindi adoro le sfide con l'assistente. Allora, ho spiegato un attimino il gioco all'assistente, ma non gliel'ho fatto vedere. Ho detto così suona male, che sono poi i bambini a casa capiscono male. Assistente, è pronta? Questa musichetta mi sta mettendo Sì, abbastanza, ok, iniziamo. Ma non ti bastavano le pizze che ti ho preso? A me piace la pizza, la mangerei tutti i giorni. Assistente, vada su start, io devo solo commentare. Ce la può fare? No, no, che se no... Assistente, aspetta, ce la può fare. Scivola male. Porca miseria. No, ti giuro. Io le ho detto di non usare quella superficie. Mi dia un'altra superficie. Guardalo come scatto. Va, va. No, è che lei lo sta usando storto. Il mouse deve essere dritto, non piegato di 45 gradi. Ok, sta per guardare un gioco particolare. Clicchi dove le dico io, che sennò si sminchia tutto. Ok, cominciamo dall'assistente che ha pompato nelle casse tutta la sera. Pompa nelle casse! Ecco, voi capite perché non dovete mai uscire con l'assistente. Clicchi sulla porta. No, dopo servirà uno dei farmaci. Clicchi sulla porta, c'è Franco che l'aspetta fuori. No, tu l'hai capito, sono in un bagno della discoteca. Sì, io devo prendere i farmaci. No, quelli doveva prendere i danni, che glielo dicevo. Ma io non voglio uscire con Franco. Vada con Franco. Ma non voglio uscire con Franco. Vada con Franco, porta, si tiri su dal gabinetto. E senta come pompa nelle casse. Sembra la musica di John Wick. Vabbè, non sai che cazzo è John Wick. Vadi sulla porta, clicchi sulla porta. Chi è questo? È Franco, che sta fumando. Posso spingere? No, non si può spingere Franco. Dai, cadi! Sta per assistere a cose strane, eh. Ecco il suo sfidante. Lo chiamiamo Bella Faccia. No, Bella Faccia è uno youtuber, me lo sono appena ricordato. Allora, fun fact, assistente, deve firmare quel documento, altrimenti non può giocare. Il nome può avere massimo 6 lettere, quindi la parola assistente non ci sta. Lasagna ne ha 7. Ciao. Cioè, i bambini delle elementari scrivono ciao e lei... No, mi rifiuto categoricamente. Ok, è la sua partita. Se io mi firmo ciao, non ha il diritto su di me. Io avrei firmato Franco, perché andrà tutto bene, è troppo lungo. Non l'ho detto, prema invio. Mi sta venendo su tantissimo la cena, prema invio. Se giochi come Franco, automaticamente perdi all'inizio. Round numero 1, assistente. Perché ce l'ha mo... Ciao! Ok, allora, quello rosso è il proiettile vero. Quelli, cos'è, verdi? Sono quelli finti. Ora lui li mette dentro a random. Non lo sappiamo, nessuno di noi sa l'ordine. E lei dovrà scegliere, il turno iniziale è suo, se sparare a se stessa o sparare al tizio. Quindi, ok, prende il fucile. A chi spara? Al tizio o a se... Muori, bastardo! Farà click. Sì, oh! Un pezzo di merda! E quindi adesso il fucile passa al tizio. Siamo amici. No, siamo amici. Che culo! Il culo del principiante. Assistente, non spari a se stessa, cortesemente. Si ricordi che sono 2 mesi di pizza in più. Vai dal dentista! Ah, però poi quelle sono le vite, Ok? Quindi mi raccomando. Ce l'hai presa? Un attimino. Questa volta 3 veri e 2 finti. Chi lo lasci? Lui dice sempre le stesse cose, non e si cosa preoccupi. Cosa dice? Che li mette in un ordine casuale. Se sono cose nuove, glielo dico io. A un certo punto il gioco le dà anche degli oggetti, ma per adesso no. Allora, statisticamente... No, io non voglio essere... Non li voglio influenzare, io dico solo statisticamente... Ma cosa statisticamente? La scelta è sua! La scelta è sua e la pizza è mia. Allora, ce ne sono... 3 finti e 2 veri. No, erano 3 veri. Era 3 veri e 2 finti? E io sono negato per queste cose, quindi è meglio non fidarsi del telone. Statisticamente dovrei sparare a te. Guarda che fa click. Non ci credo! Non ci credo. Ok, primo round se l'ha giudicato.
Il culo del principiante. Ha vinto, ciao. Ciao Wins. Prossima volta si farà chiamare Franco, eh. Sì, perché c'è anche la seconda round. Il secondo round. Ma io non voglio. Le faccio provare la modalità signore, più difficile. Signore, io non volevo stare in questa discoteca. Ha detto che renderà il gioco più interessante. Ora avrà anche degli oggetti, che due oggetti in questo caso, li deve prendere dalla scatola e poi decide dove metterli. Allora, le manette bloccano l'avversario per un turno. Ok. E il coltello taglia la parte davanti del fucile e farà doppio di danno per un turno. Oh, porca. E io domani devo censurare. Perfetto. Questa è era un perfetto per mettergli le manette, così che se sbaglia può sparare due volte a lui. Io Ma tu la smetti, sembra che dopo sia stato tu. È vero, è vero. Sembra sia stato tu, io l'avevo già pensato. No, no, è vero, ha ragione, ha ragione. Visto? Ok, ok. Scusate, è vero, io non devo influenzare positivamente l'assistente perché sennò perdo la pizza. Tanti, perdo sei... Quanto perdo? Sei mesi di pizza perdo? Col cocchio! Sicura di sparare a sé? Sì, perché sono finto. Le mettevo il dubbio. Però metto un po' di ansia. Questo in VR deve essere una figata assurda. Vediamo un po' cosa abbiamo di bello. Altre manettozze e... E questo? Questo non l'ho mai capito. Lo metto via. Nome Dio? Sì, a quanto pare anche Dio ha partecipato a questo gioco. Non lo sapremo mai, andiamo avanti. Posso chiamarmi Dio? Non lo so, no, io eviterei... Urca miseriaccia. Posso chiamarmi Dio? Posso giocare? Ok, due veri e due finti. Dai, assistente, non rompa le balle. Il suo collega... a lui ha la sigarette. Può ripristinare due cose di vita. Che cos'è questa? La lente di ingrandimento permette di controllare il prossimo proiettile dentro l'arma. Grandissimo figlio di tua mamma. Ok. È il 50-50, assistente. Ci vuole un po' di culo, ma conoscendolo andrà tutto bene. Gargagliola! L'ho detto dopo. Oh. Non puoi fumare così! In questo gioco il fumo ti ridà la salute. È un controsenso, però è così. È un cartone per bambini. No, no! Sei un grandissimo pezzo di tua mamma. E ora usa la lente di ingrandimento. Molto interessante. Non so perché gli do sempre questa voce, ma vabbè, dettagli. Quindi, sì, arrivederci assistente. Porca la faccia era sopravvalutata, Cos'è questo profumo di due mesi in più di pizza? Vado a ordinare io intanto, assistente. Ci vediamo. Sai che non ti succederà niente. Una volta da me si è sparato in faccia, ma solo nella seconda serie di round. Ok, ok. Lo sapeva. Sì, vabbè, ma magari la deficienza artificiale è più deficiente del previsto. Allora, vediamo un po' quali nuovi oggetti. Se ha una lente di ingrandimento è fatta, perché posso piegare la lama dopo. Le do giusto qualche consiglio? Come ad esempio le consiglierei ovviamente di... Tre veri e due finti. Mi stai dando troppe informazioni che non voglio. La domanda è, se io fumo... Poi posso può usare scegliere altri oggetti. Sì, bravissimo, sì, sì, bambino. Li può usare anche tutti in una volta sola. Perfetto. Ok? Dicevo, se ha tre cuori all'inizio, non può averne più di tre. Ok? Non puoi avere più cuori di quanti ne avevi all'inizio. Ed è un... Vediamo un po'. Finto. Assistente si spara e scoprì di essere daltonica anche lei. Ok? Adesso facciamo una cazzata. No, può funzionare in effetti. Adesso facciamo una cazzata. Segui la lama, bravissima. Dopo ci sarà un evento veramente bizzarro. Pensavo di spararsi da sola per un secondo. Ho detto, che magari... Ciao, amico. Sì! Ok, due di vita in meno. Pure io ho perso la prima volta che ci ho giocato. Vabbè che non avevo la spiegazione. Non avevo il maestro in parte che mi guidava lungo il percorso. Siamo amici, vero? Lo vedo un po' incazzato, onestamente, l'assistente rischia. Avrà funzionato oppure no? Avrà funzionato oppure no? E la risposta è... Sì! Che sculata di merda! Che sculata di merda! Non ci credo! Oh, bella ciao, ho vinto! Bella ciao! Bevo nella vita vera che sono depresso, guardi. Ho speso troppi soldi su Instagram, ci sono le prove di quante pizze mi fa comprare. E in verità non le prendo tutte, ok? Siamo arrivati al turno finale, vediamo un po' se ce la fa. Non ci saranno più di defibrillatori, non ci saranno più trasfusioni di sangue, quindi... Colpo è morto? No, è un po' più complicato, diciamo che non devi... Arrivare proprio agli ultimi due cuoricini, due fulmini di vita. Cosa? Sì, no, si preoccupi. Finché lei non arriva alla fine andrà tutto bene. Che cazzo? Dopo vede il display. Allora, dovrebbe darle quattro oggetti stavolta, vediamo un po'. Quattro oggetti, quindi la cosa si fa molto ma molto interessante. È stata molto sculata comunque, Birra. La birra, dopo glielo spiego. No, non è stata fortunata. Tante birre. Gli ultimi due attiveranno la macchina che ho appena visto. Non l'ho visto nemmeno io. Oddio.
Ok, per dover di cronaca, guardi, lui c'ha due lo lenti. So, però il discorso è che non ho visto. Che cosa serve? Allora, la birra espelle il prossimo proiettile. Io non so quanti ce ne sono. Tu vuole che interrompo la registrazione, no! E controlliamo. È per quello che ti dicevo che non devi parlare. Assistente, ci metto un attimo, non è illegale. No. Rivediamo la registrazione un secondo. No. Ok, faccia come vuole, io. Non è contro le regole. Sono io che decido le regole, peraltro. Voi non la vedete, ma è andando in attacco di panico. Si sente, è solo un gioco. Vai a cagare. Dica a me che perdo 6 mesi di pizze. Vabbè, statisticamente. Statisticamente cosa? Non sto le statistiche. Io gli avrei bloccato le mani e bevuto 3 birre, onestamente. Ma non so quanti sono i proiettili. Ma a prescindere, il turno finiva prima, così vedeva la prossima serie di proiettili. Ok, diciamo uno vero e uno finto. Saranno probabilmente o 4 veri e 3 finti o 3 finti e 4 veri. Ne hai visto uno? Come facevi a sapere? Sì, ha rischiato parecchi in effetti. Tanto tu hai rischiato. Forse hanno lente di ingrandimento. Ok, è stata fortunata. Altra birretta. E va bene, ma imbriacona! Ma è in imbriacona! Assistente, potrebbe... Ok, 4 e 4. Le è andate anche di culo, erano 3, quanti proiettili erano? Era proprio un niente. Dai, non sta giocando male, assistente, avanti. Per fortuna, io mi sarei sparato. Quindi... vuole giocarsela comunque? Sì. A prescindere, dice. E già, perché lui c'ha sempre le sigarette, le ricordo. Lui c'ha sempre le sigarette e anche la lama, alla sega adesso. Potrebbe avere un bel vantaggio lui, ora siete pari, ma... Ammetto, le birrette non mi entusiasmano. Potrebbe utilizzarle per annullare il turno e avere nuovi oggetti, per dover di cronaca. Però non le basteranno perché sono 8 proiettili. Quindi era uno finto. Diciamo, per rischiare a sto punto. Muori! Porca miseria! Sfiga. Ok, dovrebbero esserci quindi... vabbè. Giochi sporco. Guardi, diciamo così, se sta per prendere quel coltello, sappiamo. Lei è nella M più totale. Però, no, è furbo, si fuma anche la sigarettina intanto. Oddio, si spara. Oddio, che culo! Oddio, che culo! No, si sente... Lei c'ha una fortuna. Lei, signore, è molto stupido. No, io non ho mai visto... Nella mia prima... Il mio primo round ho avuto una sfiga assurda. Lei c'ha di quei buci, ma di quei buci... vabbè. No, ragazzi, io cancello la sfida subito. Qui chiaramente c'ha il cittaggio dei poteri forti. Non ci credo. Vabbè. Ma era scontato, fai i conti. No, matematica è un'opinione. E ovviamente si fuma la sigarettina. Va bene, però lo ha indebolito parecchio, Ha ancora la lente di ingrandimento. Ha la lama e la lente. Sì, potrebbe giocarsela bene. Perché? Sei stupido? Ah no, perché statisticamente sa che era finito il turno. Ok, quindi non si è sprecato gli oggetti. Non è così scemo. Ok. Dammi la lente di ingrandimento. No, io perché faccio il tifo per lei? Che culo. Molto buono. Molto fortunata. 3-2, sì. Quindi si può ripristinare la vita facilmente e non poi... Non ti consiglio di spoilerarmi quello che voglio fare. Lo so anch'io cosa devo fare. Sì, no, vabbè, è la cosa più logica. Non ho detto che è scema lei. Peccato. Sì, statisticamente se beve tutte le birrette, assistente, c'ha ragione, rimarrà un singolo proiettile. Era un altro finto. Ho capito dove vuole andare a parare. Il tizio c'ha 4 lenti di ingrandimento? Oh mio Dio, non ho mai visto tante lenti di ingrandimento. Che round stranissimo, le giuro. Round 1. Muori. Ok. E adesso giochiamo. Sì, no, adesso guardi cosa succede. Adesso guardi un po' cosa succede dal tizio. E capirà perché lei non deve arrivare al livello del tizio. Sei pronto? Sì. No. No, che non è pronta. Cosa? Non può più ripristinare le vite. O forse non può più vedere quante vite ha. Signore, lei ne ha 2. Sa vero che io se sto per sparare, vero? Clic. Che culo di M. Non è che culo, erano 2 e 3. Ma sì, lo dico per dire, per far scena, non voglio darle meriti. Perché? Signore? Lei che succede? Ancora ha vinto. Vita. No, aveva ancora una vita. Si vede che allora il colpo finale è colpo finale. Non lo sapevo. Assistente, ha vinto al primo turno. Non ci credo mai nella vita. Soldini! No, soldini per me, ho appena perso 6 mesi di pizza.
Soldini. Allora facciamo così. Lei adesso mi partecipa al lascia o raddoppia. E la sua sfida sarà un lascia o raddoppia. Ovvero, se lei vince, sì, diciamo almeno ciao, congratulazioni, ciao, giusto? Ciao. Aspetti, mi dia il mouse, mi dia il mouse. Ho una mezza idea, me la sto... beh, ottimo punteggio, io ho fatto un punteggio nettamente inferiore. Al lascia o raddoppia, lei deve arrivare alla fine di un di tutti i tre round classici. Sì. E il gioco le dice, vuoi lasciare e ti porti a casa il denaro? Sì. O raddoppi? Ok. Ok, lei deve arrivarmi al secondo raddoppia, quindi okay, deve vincere il primo. Sì. Vincere la seconda serie di sfide e arrivarmi al, al secondo raddoppia. Ok. Ok, se mi arriva a quello, io le abbuono tutto l'anno di pizze. Ok. E invece se lei perde... Sì. Voglio essere gentile, le lascio la situazione 6 mesi in meno. Ok, mi paga solo 6 mesi di pizza restanti. Sono magnanimo, sono magnanimo. Lo faccio per Franco. L'unica, no, l'unico lato negativo, si dovrà chiamare Franco in questa partita. Ma io volevo chiamarmi Dio. No, 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 no. Io ho trovato no, 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 che non credo ci siano easter egg. Allora, prenda quei farmaci qua, quelli sul lavandino. Ma io questi. No, non fanno nulla, prenda i farmaci sul lavandino. Non fanno nulla, prenda i farmaci sul lavandino. Sì, quello che non le ho detto è che se lei perde pillola blu o pillola rosa, deve rifare tutto da capo. Quindi rischia di andare pesantemente in negativo questa volta. Avanti, esca dalla porta. Sei un p***o. Parli troppo quando nei momenti... Franco? No, Franco è lei adesso. È tutto nella sua testa, assistente. Questa partita non esiste. È lei che sta giocando o è il gioco che sta... essendo lei? Non lo so, mi sono perso lungo il discorso. Salve signore, mi hanno detto che mi dovevo chiamare Franco. Avanti, avanti, avanti. Nemmeno io ho avuto il coraggio di farlo. Di cosa? Di scrivere quel nome. Porterebbe troppa sfiga in un'unica partita. E abbiamo avuto culo che ha 6 lettere, perciò. E Enether. Oddio, mi fa strano leggere quel nome. Oddio. Ce la può fare, assistente. Abbiamo fiducia in lei. Ha avuto culo il primo round. Le regole sono più o meno le stesse, eh. C'era qualche differenza lungo la partita, ma... Ma non vale! 3-3 e 2-2, perfetto, vabbè, facile, facile, avanti. No, non è facile, facile, guardalo. Lo so, ha avuto sfiga la prima manche. Quindi l'assistente va subito di alcolici, beve per dimenticare. Lo sa che in realtà si dovrebbe ricordare, vero? Statisticamente io mi sarei sparato. Quindi, ve le dice, ci vuole sfiga che siano due. Ok, 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 ok. Non ci credo. No, va subito di traiardata. Vediamo un po' se il nome Franco le ha portato culo o sfiga. Franco funziona. Beh, non mi dire che usi la lente di ingrandimento. Se lui usa la lente di ingrandimento, ma lo so. Oh no, è più furbo del previsto. È più furbo. Pensavo che fosse quell'altro. Anch'io, onestamente. Eh sì, assistente. Assistente, no. pensi alle pizze, ok? Se mi perde proprio la primissima ci vuole anche un po' di sfiga, eh. Ok, non, casomai gliela buono, adesso vediamo. No, non c'erano, erano finiti i proiettili. No, vediamo. Okay, che culo, birrettina. Che culo. Ok, non è male, vediamo un po' cosa... non guardi il suo. Uno e due. Allora, non guardi il suo avversario che è meglio. Ok, io fumerei anche la seconda. Fumerei tutto il pacchetto direttamente. Peggiore delle ipotesi, se è quello vero. Perfetto. Ok, si spara due volte e termina il round. Così avete nuovi oggetti. Però potrebbe essere un vantaggio per il suo avversario. Sì, è un vantaggio, più roba. Ma allo stesso tempo lui ha... No, a lei servirebbe una lente di ingrandimento e una sega ed è fatta. Ci vuole un leggerissimo buccio di culo. Magari anche una manettozza. Ok. Vediamo un po'. Oh che culo, okay. Non è male. 4 e 4. Sono tanti proiettili, quindi tante possibilità. Però lui ha anche delle sigarette, adesso ho visto. Ok, prima lente di gradimento. Bene, molto molto bene. E diciamo che statisticamente lei rimane pesantemente fregata. Potevamo mettere le manette. No. No, è palese che ha vinto lui, mi ha fregato perché non mi ricordavo la cosa, ho giocato male la partita. Non importa, la rifacciamo. La rifacciamo, dai. Cioè, una volta che ti chiedo una roba di parlare, oh, parli male. No, cazzo, stai con lui? Ovvio che sto con lui, grazie al cazzo. È inutile vederla, perdo, so già che perdo. Pensi se sbaglia, perché quella sera era stanco, tipo altro.
Vediamo un po' se... No, non c'è modo. Ora lui non sa qual è il prossimo. Quindi statisticamente gli converrebbe sparare a lei. Ma sei scemo! Ma sei scemo! Ok, questa non me l'aspettavo. Questa non me l'aspettavo. Forse ce la faccio ancora? Sì, forse ce la fa ancora. Ok, brava, espella quello perché a questo punto non serve a nulla. Può riuscire a vincere se gli mette le manette, forse? Non mi ricordo quanti proiettili ci sono perché non sto mi ricordo più perché non li ho conteggiati. Incazzato perché sì, quella volta che ti chiedo una cosa non te la ricordo. Non era colpa a me, eh? Ok, ancora una possibilità. Statisticamente non può essere un altro vuoto, avanti. Sul filo del rasoio. 2 e 3, aia. Diciamo che il primo che la zecca vince. Proprio di bucio assurdo. Io avrei sparato a me stesso, voglio metterlo a verbale. No, cosa cambia? No, ognuno gioca a modo suo. E lui spara a se stesso. Sei... Che culo di me. No, ragazzi, io ve l'ho detto. L'assistente c'ha un bucio di culo assurdo. Il nome Franco le ha portato fortuna. Franco vince. Queste sono cose che non dovrebbero vedersi a schermo. Ricordami che non ti devo chiedere le cose. Ragazzi, so tutto io a prescindere. Ok, c'ha le sigarette. Sigarette. Ok, due sigarette. E lui ha? Birretta e lenta l'ingrandimento. Porca miseria. 4-3. Sì, 4-3. 3 veri e 4 finti. Quindi io non posso arrivare a 4 vite. No, non può andare oltre le 2 vite a prescindere. Sì, statisticamente mi sparerei anch'io. Che sfiga. Devo smettere di fare statisticamente. No. Il problema è che adesso se lui spara lui può vedere. Lui può vedere. Oh no. Ok, magari beve la birretta. Quindi ha visto che c'è un proiettile finto. Ok. E ora la statistica è a suo vantaggio. Davvero? Ma sei un... Non ci credo! Il gioco sta citando a favore dell'assistente! No, vi giuro! Ragazzi, avete visto i miei round? È tutto sulla statistica? Non è possibile, assistente! Io non lo so cosa dirti. Su, si tiri su, le sta andando di culo! Spara! No! Ci credo mai nella vita. Non ci credo mai nella vita. Vabbè, a prescindere la vince lei. Ma sei scemo? No, io vi giuro, facevo alt F4. Facevo alt F4. Spara l'assistente. Non so se si ricordava il numero. Non mi dire che adesso la zecca. Sì, la zecca. Fortunato bastardo. Ok, le ricordo che ha ancora una sigarettina lei, quindi non ci sono problemi. Ma teoricamente sono finiti. Sì, sono finiti adesso i colpi. Se lui ha una lente di ingrandimento potrebbe ancora fregarla, eh. Oh, che culo. Tanti oggetti. Perfetto. E, bella mano c'ha lui. 4-4, mi sembra di aver visto. Peccato perché lei non ha le manette purtroppo, assistente. Altrimenti lo poteva bloccare e tutte cose. Però... Se c'è rosso ha fatto, porca trota. Diciamo che se non vuol correre il rischio dovrebbe sparare a lui, però... Sì, è l'unica. Sì, Perdo io. Che culo! No, vi giuro, non ho mai visto tanto culo. La fortunissima del principiante. E ha giudicato il secondo round al primo colpo. È una partita veramente sul filo del rasoio sta qua, eh. Oh mio Dio. Ok. Nuovi oggetti. Senti, sta salendo la tensione. Taci, non mi devo fidare di te. Che culo, non è male se lui ha 26 lenti di ingrandimento, lo immaginavo. Questa volta, sempre 2 vite. 2 e 2. Mai visto sempre 2 vite, di solito da 3, da 4. Mi sa che anche le vite sono randomiche. Beh, io lo manetterei a prescindere. E tanti saluti. Perché mi dici le cose quando le sto tanto pensare? Lo farebbe lei comunque. Sì, lo so, ma sembra che citto. Non sta citando. Quando ho visto che prendeva le manette ho iniziato a dirlo. Ok, signore, la sua dose giornaliera di piombo. Che culo. Quindi c'è assistente, cosa sceglie adesso? Lui è bloccato. Allora, abbiamo detto che sono 2 e 2. Sì, quindi statisticamente ce n'è uno vero e 2 vuoti. Se ce n'è uno vero... No, 50-50 adesso. Io sparerei a lui a prescindere. Però ha lo svantaggio che se lui usa la lente di ingrandimento e c'è un proiettile vero... Ho capito. Non ce la farei nemmeno io. Che culissimo! Che culissimo! No, si sente. Io le giuro, non ho mai visto una roba del genere. Ha vinto il round, primo round. Quindi gli dica sì. Lascia la doppia, sì.
Se vince questa seconda serie, abbonata tutto l'anno di pizza. Ok. Voi non la vedete la faccia dell'assistente, ma è passato tutto da del primo round. Ah, aiuto, c'è paura. Bella serie. Oh mio Dio. Non ho visto cos'ha lui. Aspetta. 3-4. 3-4, tre, tre, sì. Tre cattive. Cosa però? Non è mica giusto. Cosa? Stavo mettendo i proiettili dentro. No. Ah, tre lenti di ingrandimento. Sì, quelle sono brutte. Lenti di ingrandimento, sicuro. Ci vediamo un po'. Ah, peccato. E le ricordo che dopo non può usare gli oggetti, però. Non me la vedi? No, ti ho detto che all'inizio puoi usare gli oggetti. No. Ma pure sì. Ah, sì, ok. Non me le ricordo tutte le regole. Non me le ricordo tutte le regole. Non è che ci ho giocato così tanto? Ok, statisticamente, sì. Vediamo un po' se c'ha culo. Ma io perché me lo domando? Si sente? Devo pensare, una roba che ti parla vicino non aiuta. Io ho l'ansia e tutte. Allora, siamo 1-1. Ok, l'assistente si butta sugli alcolici. Vediamo un po' se siamo fortunati. La risposta è... Ok. Quindi, cos'è, 50-50 adesso? No. Due vuoti e due... Sì, 50-50. 50-50, ok. Oh, è peggiore dell'ipotesi alle sigarette, eh. Cioè, che quell'altro c'ha 36 lenti di ingrandimento. È quello il problema. Vorrà segare la lama? Sì. Ok. Ci ho pensato anch'io dopo, in effetti. È che non... Non sai mai se correre il rischio. E ora tocca a lui. E spella il proiettile, per davvero? Ah, ho vinto! Sì? E lui resta solo no, finto? No, teoricamente rimangono solo i finti. Lui è molto interessato a tutto ciò che c'è dentro? Sì. Finto. Ok. A quanto pare sì. È vero, c'ha le sigarette, giustamente. Cazzo, potevo vincerla. Ok, sì, ok. Erano tutti sì, finti. Sì, no. Beh, noi lo sapevamo, ma lui. Allora, vediamo un po' se ha più fortuna con gli oggetti. Dai, quella coppia di... Solo una birretta? E lui cosa ha avuto? 3-3. Adesso vedo. Birretta anche lui. Birretta anche lui? Ok. Potrebbe andare di birretta, sì, ho visto che è andata a colpo sicuro, così le probabilità vanno o da una parte o dall'altra. Io mi sarei sparato. Ok, ora ci sono quindi più proiettili che altro. Sì, ha senso. Vediamo un po' se è fortunata e la vince all'istante, assistente. E si sparò per errore. No. Vediamo un po'. Potrebbe farcela. Eccola, lui ha visto cose. Lui ha visto... E spalla il proiettile, quindi l'ha finto? Sì, perché era finto. Quindi i prossimi sono veri? Aspetta. Ma sei imbecille! Ok, che ci darà un vero uno finto? No, ragazzi, allora, qui chiaramente l'assistente è in complotto con il tizio. Ma che cazzo? Il nome Franco, pensavamo tutti che avrebbe portato sfiga. Forse è stata lei Franco fin dall'inizio. Signore, io... Ok, e ci sta pure, ma tanto lei c'ha la sigaretta? Sì, c'ha la sigaretta e non mi uccidi. Però sta cosa non mi è andata giù. Sta cosa, io vi giuro, mai visto un... È vero che Franco riesce sempre a sopravvivere in qualche modo, Sì, è vero. Statisticamente pensavamo avrebbe portato sfiga. In effetti il mio soprannome spesso è non sono e non sono. Quindi è per questo che mi porto sfiga da solo. Devo chiamarmi sono Franco. Ne aveva due di sigarette. Sì. Ah, è vittoria quasi instant allora. Statisticamente. Però adesso non sappiamo cosa c'è dentro. Credo che sia l'ultimo proiettile, forse. Sì, forse, io me ne faccio tutte e due. Se me le faccio, sì, l'assistente che si mette in vena le sigarette. Teoria vuole. Che culerrimo. No, vi giuro. Bevo acqua, non c'ho la birretta per spellare proiettili. Io spello porchi e Franco wins tua nonna. Com'è possibile? Non lo so. Non ho mai visto tanto culo in una singola partita. Mi sta facendo venire voglia di farmi una mancia anch'io. Ok, questa. Che culo. Ok. Va bene. È buono. È molto buono, in effetti. 4 e 4. Due veri e tre finti. Ok, si sente, se la gioca bene, potrebbe riuscire a fare cose belle. E il primo proiettile è finto. A posto. E ora, diciamo che statisticamente... La vuole usare comunque? Sì. Ma si è detto, non rischio. Ok, almeno ha garantito il prossimo colpo. Lui c'ha però le manette. Lui ha un buon set di oggetti comunque, a prescindere, Ha detto il buco del culo dell'assistente che si comprime. Pezzo di merda. Ha detto la tensione che si taglia con un grissino. Non è che cosa fosse... di cui a fare? Sì, ripristina uno di vita. Avete 4 e 4? Sì. Aia. Non lo fare. Ok. Vabbè, l'aveva visto, è vero che scemo. Se adesso sega sono ca...
La fai veramente? Coglione. Ma non ci credo! Non, a me non è capitato mai la prima volta che si sparasse. Mai successo. Lo sappiamo già che il prossimo è vuoto. Ok, ok, ok. No, si sente, lei c'ha... c'ha un angelo custode che è una roba assurda. Apparente è protetta dal franco. E lui però ha due coltelli, eh. Uno e due. Statisticamente sì, avrei fatto la stessa cosa. Va di birretta. Vediamo un po'. 50-50. Lo farei anch'io. Lo farei anch'io assolutamente. E sì, è l'unica cosa che si può fare allo stato attuale. Muori, muori, non muori. Non muoiano. Sì! Che culo. Che culo. Non ci credo. Ragazzi, no, vi giuro. Non ho soldi per pagarmi le pizze, signora, capisci? Ti prego. No, 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 io no, io mi oppongo. Io mi oppongo. Questa sfida chiaramente va invalidata. Ok. Che culo. Ok. Che culo. Mira. Ok. Ok, quanti me ne dai? Ok. Che culo. Ok. No, a prescindere è fatta. Che culo. Che culissimo. Non ti devo neanche segare le mani. Muori. Allora, nuovo raddoppio. Se vince, le devo io 6 mesi di pizza. Ok. Stai esagerando. Ok, nuovo raddoppio. È la sfida finale. Le do io 6 mesi di pizza. Se vince tutti e tre, mi arriva al prossimo cosa raddoppia. Fammi arrivare a questo. Ma non abbiamo vinto. No, è il terzo. Ah, ok, ok, porca miseria. Ok, scusate, scusate, scusate. Prendo un altro oggetto. Vediamo un po'. Ehi, lui c'ha due lenti di ingrandimento. Scusate. 3 e 1. E 2. Quindi vediamo un po' se va di 50-50. Se fosse un proiettile rosso sarebbe... 1 e 3, quindi. Sì, statisticamente ci vorrebbe anche un po' sfiga. Ammetto me la sono cacata anch'io. Aspetta, ce la fa fare, avanti. Adesso siamo a... 2 e 1. 2 finti e 1 vero, giusto? Sì. Quindi statisticamente converrebbe sparargli 2 volte a lui. E chi si è visto, si è visto. Cioè, gli toglie solo un 1 di vita. Vediamo un po' se fa click. 50-50, assistente. Allora. Quindi ora deve decidere come procedere. Allora, o taglio e spero di fargli un doppio, ma perdo questa. Sì, non ha la certezza che sia... Sì, sì, lo so. Che scelta farà l'assistente? Chiamate l'1-800 e votate. Dai. Premete il tasto rosso sul digitale terrestre. Tizio. No! Niente digitale terrestre, ragazzi. Ci è andata male. Volevo fare come Mediaset e Compagnia Bella. Allora... c'è ancora un proiettile, sappiamo che è vero. Sì. Ma non è così scemo una volta tanto. Ci ha sperato. Sì, per un secondo sì, ci ha sperato anche lui. Questa volta sta andando a suo vantaggio, eh. Allora, finito il round, vediamo un po'. Nuovo set di oggetti che potrebbero determinare il successo. Ah, un oggetto. E a lui cosa sono arrivate? Le sigarette? Ok, ok. 50-50. Si sente, è facile. Sì, è facile. Io avrei fatto diversamente, perché se un proiettile è carico, non gli può sparare. Io avrei preso le manette e sparato 2 volte a lui a prescindere. Ok, va bene. Round completato in automatico e altro set di oggetti. Che potrebbero dare un vantaggio al suo nemico, perché ne ha proprio uno sfacero. Quel povero Cristo non fa nulla tutto il gioco. Ok. 2 e 1. Statisticamente ha ancora le manette, quindi... potrebbe avere un po' di culo. Però lui c'ha un sacco di manette, sigarette. Lui può commerciare qualunque cosa. Vediamo un po'. Non era uno vero e 2 finti. Non me lo ricordo. Continui a parlarmi sopra. Ma perché? Ha guardato prima e mi sembrava che fosse no, uno vero. No, no, no. Era uno vero e 2 finti. Io mi sparo. Facciamo così. Le abbuoni i 6 mesi di pizza se no, mi sono sbagliato. No, no, no. Io ti giuro. Io... giocare a questi giochi con una persona che ti parla. Ma il mio lavoro! Lo so che è il tuo cazzo di lavoro! Mi sto sparando in faccia. No, è okay. Uno vero e 2 finti. No, non mi fido, ok? Non mi fido. Io anch'io mi fiderei di me stesso. Non cambia niente, è finito. No, non cambia niente, statisticamente non cambia niente. Non mi fido, non mi ricordo. Ma lo sapevo, ero sicuro al 100%. Una volta tanto avevo guardato. Io no. Ho fatto anche la battuta prima. Io no, non mi fido di te, ok? No, è che lei vuole lo sconto sulle pizze. Io voglio vincere, è diverso. Non ci credo. 2 finti, 1 vero, okay. Come prima, come prima. Allora. Come dice documento? Come dice il documento? Tu. Che culo, è vero che eravate a 4 prima. Bling. Ok, beh, guardi che lui c'ha talmente tanti oggetti. Vediamo un po' se...
Beh, il primo se lo spara lei, ovviamente. E statisticamente le converrebbe usare la... Lo so che la userà. Problema, hai imparato le meccaniche. Il problema è che il signore spara mi fa più culo che te. Lo so, è così il gioco. È così il gioco, purtroppo. Gentilmente può morire? Muori? Sì! Ha ancora una vita lui, però, eh. Le ricordo che... Non mi importa! C'è l'assistente che voi non la vedete. C'è un proiettile fasullo dentro. Non può fare altro che... Che cazzo fai? E intanto ripristina la vita. Non devi curarti! Oddio mio, tutta sta storia per un po' di pizza, eh. Io ci volevo stare qui stasera. Io non pensavo sarebbe stata una partita così avvincente. No, davvero, ragazzi, il miglior finale di partita mai visto in vita mia. Non è male. Quanti me ne dai? 50-50. Beh, statisticamente ha vinto lei. No, le statistiche non... Sì, perché può andare di quello, infatti. Manettozzo, sei un proiettile rosso e sfiga, però. Ok, con calma. No, se i prossimi due sono finti, ci vuole la sfiga della vita, onestamente. Cioè, se Franco colpisce sul finale, vediamo un po'. Muori. Fino adesso le ha portato culo. Muori. No! Sappiamo tutti quello che farà, e lo farei anch'io, onestamente. E poi ti spari a te stesso perché... Ti prego. Vediamo un po'. Vediamo se Franco colpisce sul finale. Ti prego. No, non ci credo. Ok, assistente. Abbiamo abbastanza materiale? No, le voglio dare l'ultima finale. Se vince questa, io le devo 6 mesi di pizza. Se vince la prossima, io le devo 6 mesi di pizza. Ok? Se vinco io, non cambia nulla. Lei ha... Posso fare una domanda? Lui ha tutti gli oggetti? Sì, purtroppo sì. Ma allora sei merda! Vediamo come va. A prescindere da lei non cambia nulla. Mi ero dimenticato sta storia degli oggetti. Vedo che lei l'ha memorizzata, però. 3-3, non è male, avete 4 vite. Abbiamo portato materiale, io. Sì, abbiamo portato materiale, ma col cazzo che te l'ha buono. Ah, mi era mancato sto gioco. Oh, è troppo bello, si trova in multiplayer. Devi andare a cagare! Farmi questo. Ah, ok, io sono qua che mi schiaccio i brufoli nella vita vera. Niki, perfetto. Perché il primo è sempre buono. Perché vai. Muori. Vai. Ti devi andare a fa... No, tutti i genitori del mondo. Il family friendly, si sente. Io ti sparo lo stesso. Ma è bello che non ho controllato se è partita la registrazione audio. Sai che risate se abbiamo perso la best partita della vita. Devi andare a cagare. Io domani mattina dovrò... Il mio editing sarà un incubo domani mattina. Mi uccide lui. Tanto non le cambia nulla a prescindere. Sono stato anche gentile su sta challenge. Aia. Questo mi uccide. Sì, altamente probabile. Ok, era un finto. Cosa sta facendo? Sei pirla. Sì, statisticamente è vero, però vabbè. Contento lui. Si sta divertendo anche lui, a quanto pare. Vuoi farmi soffrire? Sto soffrendo io, guardi che la sto vedendo giocare. Con il nome di Franco, peraltro, il mio acerrimo nemico. 2 veri e 3 finti. Ok. Ah, si sente. Come va? Tutto bene? Una serata tranquillina? E faccio provare io un gioco nuovo. Statisticamente. Io adesso seguirò il tuo statisticamente. Quanto ci scommetti che mi sparo in faccia? E io non ho detto niente. Non devi seguire quello che dico io, ci mancherebbe. Non guardi. Porca miseria, c'aveva ragione. Ma se c'ha ragione, perché segue le mie statisticamente? Perché parli? Tu metto tanto... Interessante la vita! Cos'è? Non mi toccare! Ok, io sparerei a lei adesso. Non farlo. Ho avuto paura per lui, ero innanzi per lui. Ciccio, io sto facendo il tifo per te, avanti! Per un secondo non so perché ho avuto il dubbio. Ma è che magari si è sbagliato? Statisticamente... Beh, quando dico statisticamente vuol dire... La devi andare a fanfaro! Tu e tu statisticamente. Aia, la vedo brutta. Ok, almeno ha nuovi oggetti, assistente, non so quanti. Ancora manette, sigarette e coltello. Non è male, eh. Lui ci avrà 86 lenti di ingrandimento, infatti c'ha le sigarette anche lui. Ok, manettozzo tattico, perfetto. Ah, ci va subito di prepotenza. È sempre rosso, quanto ci scommetti che adesso sparo e va ci ricca? Sai come dico io? Statisticamente... Devi andare a cagare!
Che culo. Che culo. Io ho perso il conto di quante ne ho sparato. È il primo questo. Sì, quindi ce n'è ancora uno. E tre finti, quindi. E tre finti. Lui è ancora bloccato. Io, senti, io ci provo, io ci sparo. Sì, sia sì. Mai che lì. Dice due veri. Statisticamente te io devi mi devi andare a cagare. Ok, dato lì. È meno pirla del previsto. È passato al bondage direttamente. Cazzo, fumi! Fa male! Ecco, devo pagare le pizze! Signore, ti prego, devo pagare le pizze. No, non paga più pizza, assistente. Sono io che pago le pizze, nella peggiore delle ipotesi. Ah, ok, devo farmi pagare le pizze. Che bastarda. E fu così che quell'anno l'assistente ingrassò 30 kg di pizze. No, spara a lei, imbecille. È sculato! Sei oh, una merda! È un bastardo sadico fetente! Mi ero dimenticato del coltello. Sei un grandissimo merda, ma hai finito tutto! Ciao ciao! Ne ho ancora una. Ne hai ancora una, assistente? Sì. Come pompa nelle casse. Ok, beh, hai ancora le mani sozze, lei. Sì, infatti. E lui non ha più niente. Hai perso tutto! No, adesso vi state per dare gli oggetti, quindi... Sì, lo so, ma lui non ha più quell'invalignagna di cose. E è andata di culo che non li ha usati... Che sfiga. Ok. Posso una lettera in... Non ha avuto culo, assistente. Il suo avversario è andata molto meglio. 4-4. Questa la vince lo stronzo. Sì, questa potrebbe vincerla lui. Vabbè, non cambia nulla per lei. Se resettiamo, io devo fare un'altra challenge di Roccofeggi su altro. Per avere una... Mi è andata male, mi è andata male. Mi sono divertito comunque. Ammetto, una partita che non è per nulla andata come mi sarei aspettato. Muori. No. Ci ho provato. Ci ha provato, assistente. No, è che lei c'ha uno di vita, purtroppo, quindi sì, a prescindere. Diciamo che a lui conviene spararle direttamente, tanti saluti. Ma comunque c'ha la lente di ingrandimento, la sega e il resto. No, la sega non gli serve neanche nulla, il coltello lì, tutte cose. Ah, era un proiettile finto? Ok. E quindi statisticamente... Non lo... Sei scemo! Ma sei un imbecille! Ma sei un coglione! Se io devo offrire 6 mesi di pizza perché c'è una deficienza artificiale... Ma non ci credo! Non ci credo! Io l'avevo già vista morta! Io ma era già Moella che è morta! Io ci provo, tanto! No, no, faccio Alt F4! Faccio Alt F4! Io non vado a offrire 6 mesi di pizza! Non ci credo! No, no, e poi no! Era la prima? Sì! Quanto dobbiamo giocare ancora? Non lo so! Ci metterò una vita a editare sto video! Le ansie. Ah, lo dica a me che domani devo editare tutta sta roba? Oh zio Billy, spero che l'audio sia venuto bene. Ok, non è male, non è male. Quante vite? Due, perfetto, perfetto. Bevo nella vita. Oh, okay. Oh, bello, mi piace. Perché tu ne hai 4, io ne ho 2 e ne ho 4. Ah sì, ne ho 4. È giusto, assistente. Le ha messo rincoglita la matematica improvvisamente. Allora, o butto via o lo dico. Ah, io andrei di birretta. Io andrei di questo, ne ho 2. No, manetta sicuro a prescindere. Quello non si discute. Io no, la birretta perché? Ah no, perché può sparare 2 volte, giusto, è vero. Signore, io le sparo, se muore, bene, se non muore, le sparo di nuovo. Ok, ok, sì, dimenticavo che con 2 proiettili si può fare sto giochino. Tanto so che ti ricuri la vita, ma intanto muori. Ah, è vero che c'ha 2 sigarette lui. Faccio di merda, ne ha 2. Sì. Potrebbe... Vabbè, intanto il primo turno è suo, eh. Il primo turno è suo, se c'ha zecca si sente. Può usare la lente di ingrandimento e aggiudicarsi il turno. Vediamo un po'. E dipende anche da 3 e 4. Non è male. Come statistica, se il primo Eros è fatta, può andare di manettozzo tattico e via. Perché la sto aiutando? Che culo! Che super culo! Non ci credo mai nella vita. Bye bye. Cioè, l'altro round è durato 86 anni? Sì. Questo l'ha finito subito. Ok, secondo round. Siete tardi, direi di concluderla no! qui. No! Ma perché? Ma la vedo in ansia. Mi sento in colpa. Prego, ha resettato gli oggetti? Sì, pezzo di merda. Perché oh, ok. Ho sempre una là. No, non è la peggiore della vita. Se sono 2 vite. Che culo. Che sono 4 e 4. Che culo. Ha vinto matematicamente lei. Io non ho mai visto tanto culo in un'unica partita. Quindi se io mi sparo a me rifaccio lo stesso. Sì, dovrebbe essere sempre il suo turno perché non l'ha cannata. Sicuro? Sì, sì, dovrebbe essere così. Se no mi autocanno. Se dico male le regole. Perché siamo tutti stanchi e la partita è andata molto più avanti del previsto. Ma vediamo che si spari da sola. Se gli si annulla il turno, cosa che non accadrà. Perché c'è stato un momento di... No, no, siamo tutti e 2 in ansia in questo momento. Perché io sento la perdita di 6 mesi di stipendio per le pizze.
Ok, a prescindere intanto gli spari, non può fare altrimenti, in fin dei conti, perciò... Il problema è che lui ha le manette. Lo so, lei non ce le ha, quindi è un po' una fregatura, quindi vediamo un po'. Lui gli metterà le manette e a prescindere spara due volte. Però c'è un colpo dentro. Ma sei pirla? Mi hai fa... Ah, no, ok. Non so come... ok. No, ha rischiato, ha comunque rischiato lui. In che gli è andato di culo, onestamente. Uno e uno. Un finale sul filo del rasoio, eh. Oh, vabbè, no, non sono due veri, sono due finti. Non ci credo! Erano due veri a quanto pare. Allora, si sente, non posso tornare al menu principale, quindi la finiamo direttamente in... Anzi, allora, finiamola pompando nelle casse. Ok. Ok, col franchino che si fuma tutto. Allora, siamo andati in pari. Lei non mi deve niente, io non le devo niente. È stata una partita veramente assurda. Te l'avevo detto che non funzionava così. No, è stata una partita assurda, non c'ho veramente parole. Un po' l'intelligenza artificiale che sembrava tifare per lei. Una volta che faccio una scommessa, l'intelligenza artificiale giustamente scommette contro di me. Eravate 2 contro 1, lasciamo stare. Signori, spero che la challenge vi sia piaciuta. Nei commenti fateci sapere cosa ne pensate. Se volete... No. Vabbè, siete nata partita. Domani, cosa deve fare domani? No. Andare al lavoro? Non è di turno? No. Quindi lasciate un bel mi piace, altrimenti l'assistente non mi offrirà altre pizze. E voi volete che il telone mangi pizze? No. E noi ci vedremo alla prossima partitina alla roulette russa, vero assistente? Ciao. Ciao, però hai visto che ce l'ho fatta verso fino alla fine? Bastarda.